Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Segno Giallo. Parlerò di una notizia di mercato veramente clamorosa. Si è parlato molto negli ultimi giorni, adesso la trattativa sembra chiudersi. Sto parlando di Alessandro che starebbe per partire direzione Chelsea. Conte aveva provato a formulare un'offerta sia per Alessandro che per Bonucci e un pacchetto che pagandoli 100 milioni di sterline, equivalenti circa 115 milioni di euro, ma la Juve ha risposto subito di no e allora ha formulato un'altra offerta solo per Alessandro, e l'offerta è di 60 milioni, non 70 come dicono tanti, ma è di 60 milioni di euro. Allora, per me sarebbe un colpaccio da parte del Chelsea, non della Juve, perché la Juve, perdendo i due terzini che erano stati quasi decisivi quest'anno, ovvero Alessandro e Dani Alves, dovrebbe riformare un po' la rosa terzini. E secondo me questo comporterebbe una mini rivoluzione della Juve in difesa. Già con Bonucci cioè si parla di una partenza di Bonucci, Chiellini e Barzagli che non sono più giovanissimi, quindi non gli rimangono tantissimi anni per giocare ad alti livelli. E quindi secondo me potrebbe esserci una rivoluzione della Juve. Si pensa a João Cancelo, che è una lotta, tra virgolette, con l'Inter per prenderlo, e offrono 25 milioni. Poi Darmian, dello United, che passerebbe dal Torino allo United alla Juventus. E poi Decilio, che il Milan valuta 15 milioni, ma la Juve non si è mai intenzionata a offrire più di 10. Il contratto di Alessandro dura fino al 2020 e quindi non c'è il bisogno di rinnovarlo, anche se la Juve gliel'aveva chiesto e lui l'ha rifiutato subito. Però la Juve non si può permettere di tenere giocatori scontenti che non vogliono rimanere a Torino, e quindi se veramente Alessandro comunicherà alla società il volere di andare via, penso che non ci sia più niente da fare. Questa è la mia opinione su il possibile addio di Alessandro alla Juve, destinazione Chelsea. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!